Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Dopo il successo dello scorso anno, il Comune di Alessandria ed il Circolo Velocipedistico Alessandrino hanno ospitato ieri pomeriggio in piazzetta della Lega d'Alessandria le operazioni di iscrizione, punzonatura e firma del foglio di partenza degli appassionati di ciclismo che da oggi partecipano alla 3 giorni della ciclostorica. I partecipanti, una settantina in tutto, alla rievocazione della classica di primavera, la Milano-Sanremo in sella biciclette costruite prima del 1930. Ma questa bicicletta che vedete addirittura è del 1922 e 95 anni fa venne costruita dalla ditta Maino di Alessandria. Ora è curata con particolare attenzione da Beppe Ferro di Volpiano. A fine serata la carovana della Gran Corsa ha fatto ritorno a Milano, dove questa mattina è partita da Tortona per raggiungere Finale Ligure, dove sabato raggiungerà il traguardo di Sanremo. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Il meteo, in collaborazione con... Da quasi 50 anni ci dedichiamo al riscaldamento e condizionamento. Esperienza, competenza, pronta assistenza. E tante innovazioni, come le nuove energie rinnovabili a consumo zero, come il sole, il geotermico e le biomasse. Vogliamo farvi risparmiare rispettando l'ambiente. Ditta Poggi Ugo. A fianco dei nostri clienti. Accettiamo le sfide per un futuro migliore. E da oggi Agenzia Riello per Alessandria, Novi, Valenza e Tortona. Per adottare a distanza non serve andare lontano. Con meno di un caffè al giorno puoi sostenere un bambino. Con la Fondazione Aiutare i Bambini puoi dare il tuo sostegno non solo a un bambino di un altro paese, ma anche a chi vive in Italia. Si chiama Adozione in Vicinanza e bastano solo 15 euro al mese, meno di un caffè al giorno. Per info www.aiutareibambini.it. Scopri subito com'è bello accompagnare un bambino nella crescita.